Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente riesco a registrare i prodotti che ho acquistato da Kiko in collaborazione della serie di Bridgerton su Netflix. Ho avuto dei problemi per trovare i prodotti che mi interessavano in quanto non erano reperibili nello store. Quindi mi sono servita dell'ordine online e tutto questo ha comportato dei ritardi nel ricevere il mio ordine. Scusate se appaio così in parte truccata, ma voglio mostrarvi ciò che ho acquistato e quindi voglio condividere con voi appunto i prodotti che secondo me non dovete farvi assolutamente scappare. Dunque, questa collezione si presenta con pochi prodotti, cioè non è una collezione, scusatemi, una capsule collection, perché tra qualche giorno, piccolo spoiler, uscirà la collezione estiva di Kiko, che io vi dico soltanto che è favolosa. Non parliamo però dei prezzi, perché i prezzi sappiamo che sono sempre più alti. Vabbè, lasciamo perdere. Adesso vi mostro cosa ho acquistato. Io chiaramente non ho visto questa serie, però so che è molto bella, per sentito dire anche dalle mie amiche, e anche dalle mie figlie, che l'hanno appunto seguita. Uscirà quindi la terza stagione e adesso vi mostro cosa ho acquistato. Dunque, il pack secondario si presenta in questo modo, color verde petrolio, possiamo dire, con questi simboli e la scritta in dorato. Vedete? Quindi parto con l'eyeliner, che è favoloso, ragazzi. Guardate che bello che è. È particolare, multiriflettenti. Questo non era nello store e quindi l'ho dovuto ordinare online. Poi ho ordinato questo, no, l'ho preso nello store. Questo qui, vedete, è lo stick preso, è unico nella colorazione lilla, che, notando bene, ho usato lo stesso colore nella colorazione 11 della linea, diciamo, permanente. Vedete che è nera, perché io ne ho tre colorazioni. Il lilla lo avevo terminato e ho detto, vabbè, prendo lo stick nuovo, diciamo, che appunto fa parte della collezione ed è bellissimo, solo che questo qui, di questa linea qui, costa 8,99 euro. Questo invece costa un bel po'. Ora ve lo mostro. Chiaramente questi prodotti li ho testati e posso dire quello che penso. Vedete? È molto bello. E per completare, non potevo non prendere l'ombretto in tubetto nella colorazione 3, che è un magenta particolare. Prenderò anche un'altra colorazione. Vedete che bello che è. Prodotti praticamente che vanno dal rosa al nude. Sono molto belle le colorazioni. Bene, adesso applico questi prodotti e vi faccio vedere com'è la loro resa. Vi dico soltanto che sono truccata da stamattina presto. Ho stratificato un po' i prodotti e devo dire che non è successo nulla, non si è infilato nelle pieghe, restano così come li avevo applicati e sono
per me sono prodotti validi e non mi pento dell'acquisto che ho fatto. Allora, praticamente qui ho applicato verso la parte terminale dell'occhio dalla palette di NYX un color viola. L'ho sfumato e quindi l'ho riportato nella parte superiore dell'occhio. Adesso prendo lo stick lilla e lo applico qui direttamente alla parte iniziale dell'occhio. Vedete che bello che è? Con un pennello piatto lo alzo su e lo fisso. Quindi lo porto su e lo sfumo. Vedete? Molto bello, delicato. E quindi adesso passo all'ombretto color magenta. Ne metto un po' sul dorso della mano con l'altro pennello, ne prelevo un po' e lo fisso qua. Vedete com'è luminoso? Molto delicato e luminoso, come dicevo prima. Fatto ciò, prendo l'eyeliner e lo applico. Molto bello. Ecco qua, vedete? Va a richiamare anche lo stick lilla, il color lilla che ho applicato all'inizio, che secondo me questa è la combo perfetta che non dovete farvi scappare. Ripeto, sono validi. Ora cosa faccio? Prendo lo stick e ne applico un po' verso la parte inferiore dell'occhio, così. All'interno e lo sfumo. Prendo poi un po' di questo ombretto. E ne applico proprio appena appena sotto, così vado a richiamare un po' i colori che ho messo nella parte superiore. Vedete? Poi riprendo l'eyeliner e lo applico alla punta di qua. Vedete? Molto bello. Fatto ciò, metto il mascara di Wycon, One Shot in una delle collezioni di Wycon. Fatto. Vedete? Molto bello, piace tantissimo. Il make-up termina qui. Che ne dite? Spero vi sia piaciuto. Vi aspetto nei commenti e fatemi sapere se anche voi avete acquistato i prodotti di questa Capsule Collection e quindi fatemi sapere come vi siete trovati. Ciao!